in my hair. Oh. Touch me slowly. Hold it. Let's go straight to number one. Siamo con Beppe Balestro che tornava dopo quasi tre mesi in campo, una delle poche note positive di questa sera, il tuo rientro in campo. Cosa è mancato secondo te questa sera? La grinta innanzitutto, perché la gara è stata decisa soprattutto nel primo tempo, perché sono venute a mancare le convinzioni e abbiamo dimostrato appunto questo in campo, mancando di grinta, di chiarezza nel gioco e anche e soprattutto sfortuna, insomma. Ecco, di certo la tua grinta si è vista in campo, tu che piano piano stai recuperando anche la forma. Tre sconfitte consecutive appunto della squadra che adesso non può più sbagliare. No, come dicevo prima negli spogliatoi, diamo il massimo sempre con le squadre più blasonate e andiamo incontro a tre partite molto molto importanti e difficili, e sicuramente raccoglieremo qualche punto in più rispetto ad adesso. Me lo auguro. Soprattutto perché sembra, no, all'inizio la squadra tenga, regga bene, poi subisce e quindi il blackout, per poi recuperare magari quando è troppo tardi. Sì, soprattutto io ho una convinzione che le nostre qualità spesso vengono soffocate dall'irruenza, dal nervosismo che si manifesta in campo, ci sgridiamo o quant'altro, e nuoce sicuramente al nostro gioco. A quanto stai a livello di percentuale? Quanto ti senti? A livello fisico? Un 30%, sicuro. Quindi di buon auspicio comunque. Piano piano, insomma, il recupero sicuramente avverrà. La volontà c'è tutta, perché insomma mi sento un po' un guerriero. La gamba non la tiro mai indietro, purtroppo però gli anni si fanno sentire, anche gli acciacchi. Touch me slowly. Hold it. Let's go straight to number one.